te. Eccoci, allora, subito con noi Gloria Manaratti del Dipartimento dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Liguria, perché qui abbiamo un atlante dei prodotti di Liguria, sono tantissimi, quanti sono? Sì, sono 291 i prodotti tradizionali, sono iscritti tutti nell'albo nazionale dei prodotti tradizionali regionali, però a questi 291 che spaziano praticamente dal Levante al Ponente con tutte le caratteristiche tipiche, peculiari che vengono anche dalla, diciamo, dall'orografia del terreno, ci sono anche da aggiungere 86 prodotti certificati, denominazione, denominazione di origine controllata o protetta e anche l'indicazione geografica tipica. L'avete raccolti tutti in un unico sito, anche online si possono vedere, perché qui non si scherza, c'è un'economia importante. Certo, qui, certo, sono dei grandi attrattori turistici, una tra tutti per esempio l'IGP della focaccia al formaggio di Reco, che si può gustare soltanto in Liguria. Ne parleremo stasera, ma adesso invece parliamo del pesto. Qui abbiamo un basilico meraviglioso, uno degli ingredienti. Roberto Panizza, che buongiorno, organizza il campionato mondiale del pesto al mortaio. Quest'anno l'ha vinto quel signore là, un milanese. Esatto, Emiliano, che ha vinto il campionato mondiale di pesto, la 7ª edizione, di origini lombarde, insomma si è schierato, si è messo in gioco. Perché il pesto va in tutto il mondo, insomma. Il pesto ormai è una salsa globale, infatti l'obiettivo del campionato è quello di mantenere la memoria della genovesità, della linguisticità del pesto e la memoria della ricetta tradizionale. Anche gli stranieri ci provano, però non hanno i nostri elementi. No? Esatto, infatti quando poi arrivano qui è una grande scoperta, oppure quando andiamo noi da loro, perché nei 2 anni che passano tra un'edizione e l'altra facciamo le gare eliminatorie in giro per il mondo, rapportiamo i nostri ingredienti, il nostro basilico, il nostro olio e gli facciamo fare il pesto con le nostre risorse e a quel punto sentono davvero la differenza. Il basilico principalmente, ma vediamo con Elena Laudante come si raccoglie. Siamo andati proprio nelle serre a Prà, sul mare, vediamo il servizio. Com'è lavorare circondati da questo profumo meraviglioso? Inebriante. No, ormai non siamo abituati, non lo percepiamo. Sì, andiamo di seguito. Però tutti quelli che entrano in serra sono inebriati da questo profumo. La brezza di mare sa di basilico qui sulle alture di Prà. Al caldo delle serre aggrappate sulle pendici, la raccolta dei mazzetti avviene ogni giorno, stesi su assi di legno sopra le piantine verdi, esattamente come 100 anni fa. La raccolta del basilico è sempre la stessa, la facciamo sempre allo stesso modo. Sono cambiate alcune tecniche, come per esempio la sterilizzazione del terreno, che ora la facciamo meccanicamente con il vapore, e che ci permette di migliorare la qualità produttiva e di abbattere i problemi fungini legati a questo tipo di cultura. Viene raccolto standoci sopra, perché in questo modo noi seminiamo il basilico diciamo un po' più fitto di quello che sarebbe necessario, e per permettere a una raccolta in più fasi. Per la Liguria l'oro verde DOP vale circa 6 milioni e mezzo di euro, che diventano 15 considerando l'indotto. In 50 aziende lavorano circa 200 persone. E c'è un consorzio del basilico genovese DOP che si è formato, raccoglie tutte queste aziende. Con noi Paolo Calcagno, direttamente dalla Serra di Celle Ligure. Celle Ligure, perché ecco, come si riconosce il vero basilico genovese? Che qua ci sono i marchi della DOP, della Comunità Europea e della marchio DOP Ligure. Il basilico genovese DOP si deve riconoscere, la massaia, prendo il mazzetto, riconosce che c'è la terra attaccata alle radici, la terra ligure. Non può essere la terra di altri paesi, perché no, non è il perché nostro non basilico. È, si può produrre in tanti modi il basilico, però il basilico genovese DOP ha la garanzia del consumatore, perché è tutelato dal consorzio, perché viene prodotto nel terreno ligure. E intanto vediamo che il pesto, grazie, lo stanno facendo, ma insieme al basilico c'è anche l'olio, olio Riviera Ligure tutelato, naturalmente un olio particolare. Federica Raggio è con noi per raccontarci le caratteristiche in pochi secondi. Sì, allora l'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure è un fruttato leggero, quindi ha delle caratteristiche molto favorevoli per appunto abbinarsi bene con il pesce. Raggruppa 3 zone: la zona del Levante Ligure, quindi la provincia di Genova e La Spezia, la zona del Ponente Savonese e la zona dei Fiori, quindi la zona dell'Imperiese. Anche questo è assolutamente rigoroso, di rigore, quando si parla di pesto, naturalmente. Quante aziende abbiamo detto? Allora, sono circa 600 le aziende consorziate, quindi che fanno qualità e che sono controllate loro stesse e certificate a tutela anche del consumatore. Sono numeri importanti, pensate, questo olio l'hanno portato i monaci benedettini. E noi concludiamo con il pesce. Qui abbiamo
aragoste, pesce, ittiturismo e pesca come veicolo del turismo qui, sì, a Bocca d'Asse. Mario, ultimamente c'è molto interesse per questo discorso qua di venire a pescare con noi pescatori, e quindi penso che sia una bellissima attrattiva. E quindi è un modo per conoscere il territorio, assaggiare i gusti, ma noi vi diamo appuntamento questa sera perché siamo a Torriglia e parleremo non del mare ma dell'entroterra con le bandiere arancioni. Abbiamo pochi secondi soltanto per ricordare che il Touring Club è con noi e stasera sarà di nuovo con noi. Senz'altro, per la qualità dell'entroterra che si unisce a quella del mare per spingere il territorio ad essere sempre più attrattivo. Grazie, ci ritroveremo stasera. Un saluto e un applauso a...